oggi voglio fare un regalo vero e proprio, almeno per quanto posso e con i mezzi, con un iPhone, un regalo a tutti voi che mi seguite sui social. Il regalo è che io ho avuto la fortuna stamattina di poter entrare a parlare con i dirigenti del Cenacolo di Leonardo da Vinci a Milano, da solo di fronte al Cenacolo. Vi assicuro che, come agli Uffizi, è qualcosa di emozionante. Ma quello che vi voglio dire è che riguarda, penso, tutti noi e ci riguarda particolarmente in questo periodo, è che il Cenacolo, se avete modo di vederlo anche attraverso i video che vi stiamo proponendo, sia pure nelle forme in cui possiamo, potete osservare una cosa. Nel Cenacolo ogni personalità è molto definita, cioè proprio ogni personalità esprime i suoi sentimenti. Basta ovviamente Gesù al centro, ma basterebbe vedere Marco, basterebbe vedere appunto di spalle Giuda, il traditore, quindi il traditore e il tradito, la solitudine di questi due personaggi che sono soli sia nel tradire che nell'essere tradito, e poi tutti gli altri intorno che si interrogano, Giovanni. Allora, perché ci dice qualcosa? Ci dice qualcosa perché Gesù sceglie di fare una cosa a tavola, quindi in comunità, e la cosa più importante, quella di dare se stesso, corpo e sangue per chi ci crede. Bene, questo fatto, che è dentro la cultura occidentale un fatto fondamentale, e cioè il darsi per gli altri, il ritenere gli altri importanti quanto e più di se stessi, ebbene, in questo momento di Covid lo sentiamo con più forza perché siamo isolati. Questa è la condizione naturale, essere insieme, non quella di oggi, di essere isolati. La condizione naturale dell'uomo è quella di stare insieme. Non è vero nulla sarà come prima, lo ripeto da tanto tempo, non è vero, tutto deve tornare come prima. Perché ce lo ricorda il Cenacolo, la condizione in cui si esprimono sentimenti, in cui si esprime se stessi, come in questa meravigliosa opera, è la condizione in cui si sta insieme. Qui c'è un tradimento, c'è un traditore, un tradito, ma sono comunque sentimenti, c'è comunque socialità, c'è comunque una comunità. Quella è la destinazione finale dell'uomo, stare insieme agli altri. Il resto possono essere pause, dovute come in questo caso, ma pause, non è la condizione naturale. Allora, spero di avervi fatto un piccolo regalino portandovi con me dentro al Cenacolo di Leonardo da Vinci. Un'opera straordinaria e un'esperienza, vi assicuro, vorrei trasmettere, spero che la mia emozione si trasformi per voi in una specie di partecipazione alla mia emozione, un'esperienza meravigliosa. Speriamo riapra presto.